diciamo che divertente non è proprio il primo aggettivo che ci salta alla mente quando pensiamo allo studio. Ed è normale che sia così, perché per la maggior parte del tempo, anche quando lo studio è efficace, anche quando ci mettiamo del nostro, possiamo rendere il processo appassionante, interessante, ma divertente, che ci fa fare delle grasse risate, quasi sempre è qualcosa di utopistico. Ci sono due momenti che vi consiglio, che però ci arrivano vicino al divertimento. E il primo è quello dello studio di gruppo. Ho fatto un video abbastanza di recente sul mio canale YouTube che vi invito a recuperare proprio su questo. E il secondo è quello del testing, in cui ci mettiamo alla prova e ci mettiamo un po' nei panni di qualcuno che sta subendo una autosfida, una gara con se stesso per accumulare punti, vincere e superare le domande. Ecco, lì, se lo prendiamo col giusto atteggiamento, ci arriviamo vicini all'aggettivo divertente, quantomeno può essere appassionante, insomma, farci passare dei momenti che non sono così tediosi come normalmente siamo abituati a stare quando siamo sui libri. E voi, vi è mai capitato di divertirvi quando studiate? Fatemelo sapere qui sotto. C'è una differenza che molto spesso viene sottovalutata, quella tra il giusto ripasso e l'affinamento. Qual è la differenza? Beh, il ripasso è quell'operazione che serve per mantenere nella nostra mente le informazioni, per averle, per possederle. Questo però non ci dice nulla dell'efficienza e della fluidità con cui riusciamo a richiamarle. Specialmente quando dobbiamo affrontare un esame orale, infatti, non basta sapere le cose, ma dobbiamo anche saperle recuperare in fretta, saperle esprimere, essere fluidi e avere una buona esposizione nel farlo. Ed ecco che entra in gioco l'affinamento. L'affinamento è un ripasso ulteriore che va oltre al semplice assicurarsi di possedere le informazioni e deve comprendere per forza anche una simulazione del contesto e dovrà essere ripetuto molte volte per abituarsi proprio a questa velocità e a questa positiva esposizione che ci fa guadagnare punti. Quindi teniamo separate bene queste due cose, distinguiamole e sappiamo quando è il momento di fare una e quando è il momento di fare l'altra. Qual è l'esame più difficile in assoluto? E ne esiste uno che svetta su tutti gli altri? Io ho avuto la possibilità di vedere praticamente tutti gli esami del mondo, perché seguendo moltissimi studenti di tutte le facoltà possibili e immaginabili, me ne sono capitati tra le mani di esami veramente infiniti. E devo dire la verità che non ho trovato un esame che fosse in assoluto il più difficile di tutti. Ci sono però delle materie che si contendono questa palma di difficoltà per uno o per l'altro motivo. Sicuramente in matematica e fisica abbiamo degli esami molto difficili a livello di comprensione e di esercizio. Dalla parte mnemonica invece ci sono degli esami di medicina. E poi però ci sono anche degli esami molto nozionistici e molto di ragionamento, come per esempio a filosofia. Insomma, ogni facoltà ha le sue difficoltà. Ci sono delle materie più cattive e delle materie meno cattive, ma non c'è una risposta univoca. Voglio sapere la tua risposta invece. Qual è l'esame più difficile in assoluto che hai mai dovuto sostenere e perché era proprio così difficile? Lo studio yo-yo a scuola. Che cos'è lo studio yo-yo? È quello studio per il quale il ragazzo studia un po' a caso, non si organizza, non si pianifica, studia per la verifica, per l'interrogazione, se la cavicchia di qua e di là e poi comincia ad accumulare del ritardo e quando arriva il momento critico, arriva la settimana in cui ci sono quattro compiti, quattro interrogazioni, tutte attaccate insieme, ne lascia la metà da parte, lì prende l'insufficienza e comincia finalmente proprio lo yo-yo, comincia ad andare su e giù. Recupera una certa materia, magari prende 6-7, ma deve lasciare indietro quelle altre e comincia a rimbalzare da una materia all'altra. Se è fortunato riuscirà ad arrivare alla fine dell'anno che comunque si barcamena, se invece sarà sfortunato purtroppo si prenderà una grossa quantità di debiti perché lo yo-yo finirà nella parte sbagliata. L'antidoto è sicuramente organizzarsi e sicuramente cercare di rimettersi in pari con tutte le materie sfruttando magari un periodo come quello delle vacanze natalizie per poi ripartire da zero, fermare lo yo-yo e ripartire un pezzo alla volta, assicurandosi di non prendersi indietro, di tutti i giorni studiare per non accumulare ritardi insostenibili. Video lezioni, vantaggi e svantaggi. Le video lezioni sono, per quanto mi riguarda, il futuro ed è questo uno dei motivi per i quali ho deciso di buttarmi nel mondo dei videocorsi, come sapete. L'unico svantaggio che io vedo delle video lezioni è quello della mancanza di rapporto umano diretto, ma anche questo svantaggio si può colmare con i social, creando dei gruppi apposta oppure facendo poi delle call di condivisione, condividendo con qualcun altro. I vantaggi invece sono tantissimi, intanto la possibilità di poter rivedere, ovviamente un pezzo quando è difficile, di poter stoppare un video per prendere appunti, di poter tornare indietro, aumentare la velocità se invece è una lezione poco importante o comunque molto semplice, si può manipolare e poi ci resta quella cosa lì, possiamo farci riferimento, possiamo usarlo come una vera e propria fonte che è sempre lì a nostra disposizione.
per quanto mi riguarda è veramente molto superiore, e sebbene andare a lezione all'università sia ancora qualcosa di consigliatissimo, ho l'impressione che in futuro sempre di più le video lezioni soppianteranno questo modello. E tu, che cosa ne pensi? Studiare tiene allenati. Anche quando abbiamo finito la scuola, anche quando abbiamo finito l'università, anche quando abbiamo finito il lavoro persino e siamo in pensione, studiare non è solo qualcosa che ci permette di accumulare conoscenze e competenze, ma è anche un modo per esercitare al massimo, per spingere il motore al massimo della nostra mente, per tenerci allenati, per l'appunto, per costringerci a fare fatica. La fatica è fondamentale nel mantenimento delle nostre capacità cognitive. Dobbiamo tenerci freschi facendo lavorare il sistema, mettendolo alla prova e confrontandolo con informazioni e compiti da svolgere sempre nuovi. Quindi che abbiate 12 anni, 18 anni, 30 anni o 75 anni, studiare è sempre la cosa migliore da fare per tenersi in moto. Quali schemi usare per storia? Io consiglio per questa bellissima materia tre tipologie specifiche di schema. Numero uno, la classica ormai mappa mentale per tutti gli aspetti discorsivi, e quindi magari la cultura di un popolo, la sua economia, gli scambi commerciali, gli aspetti geografici, eccetera. La mappa concettuale invece quando dovete descrivere dei processi storici, come per esempio una serie di guerre. E infine uno schema complementare, la linea del tempo, che è spesso sottovalutata, è un po' un parente sfortunato delle grandi tipologie di schema, ma che rimane un modo fantastico per avere molto chiaro visivamente lo svolgersi di un periodo storico, le date importanti, avere sotto controllo tutti gli eventi che dovete ricordare, ed è un ottimo ausilio anche per poi andare a memorizzare tramite mnemotecniche proprio le date di cui avete strettamente bisogno. Quindi fatemi sapere che schemi usate voi. Io in storia con questi tre mi sono sempre trovato benissimo.